Signore, io non so destra e sinistra, io so soltanto che anche se uno si definisce post-ideologico, comunque fa delle cose, compie alcune azioni che hanno un significato. Allora, vi faccio un piccolo elenco di quello che c'è in manovra, nella manovra, va bene? Nella manovra ci sono condoni fiscali, ci sono manovra e anche provvedimenti che sono stati approvati in questi giorni, condoni fiscali, condoni edilizi. Assunzioni a gogo, questa manovra ci sono più di 10.000 assunzioni nel pubblico, tentativi di riportare lo Stato al centro di tutto, vedi all'Italia, qui si sta prendendo Ferrovie dello Stato, che è un'azienda che ha fatto, poi magari su alcune cose è stata carente, però è un'azienda privatizzata che ha fatto delle ottime performance negli ultimi anni, si sta prendendo il plus di quello di questi anni e si sta dirottando su Alitalia. Allora, si stanno facendo delle scelte che io non so se definire di destra o di sinistra. So solo che sono vecchie, sono il vecchio del più vecchio che c'è, dove lo statalismo è al centro di tutto e credo che il paese in questi anni, così come l'Europa, anche tutto il paese sia andato oltre questo modello pubblico e di organizzazione dello Stato. Circa poi il motivo per cui la Lega ha avuto così largo consenso, c'è poco da fare, è soprattutto uno, signori, immigrazione e banche. Va bene, perché sull'immigrazione è andata come è andata, non è tema di questa mattina. E qualche anno fa forse aggiungo anche euro. Alle altre elezioni, insomma, alle elezioni europee. Immigrazione e banche sono stati i due temi dove maggiormente entrambe queste forze hanno trovato consenso, hanno allargato il loro consenso con degli slogan, allora, è stata fondamentale. Cose che loro hanno fatto in questi 5 mesi, sono 5 mesi e un giorno oggi, se non sbaglio, ecco, sono scelte che vanno verso la direzione di un ritorno al passato. Sulla donna, lasciamo perdere sulla donna, signori. Allora, ma sono adesso, scelte neutre, scusate, evidentemente. Sulla donna sta succedendo una cosa gravissima, a parte la legge Pillon, che vabbè, lasciamo perdere. Ma Pillon rappresenta il conservatorismo retrogrado e neofascista di questo conservatorismo, cioè conservatorismo, mi scusi, guardi, però lei deve studiare cos'è conservatorismo. No, lei deve studiare, ti chiedo di uscire dagli ismi, dalle definizioni e ti chiedo di valutare esattamente quello che hanno fatto in questi 5 mesi. Come lo vuoi definire tu questo? Rivoluzionario conservatore. Se devo dare una definizione. Scusate, vado da Amadori perché prima non ho avuto risposta.